Allora, eccoci qui oggi dopo la lista di ieri, un cicalone un po', come possiamo dire, un po' più relax, e così alla vigilia del Ferragosto. Oggi farai un'altra lista, cicalone? Oggi c'è pure il presidente dell'Invictus Team. E già che box, kick e io che faccio Krav Maga. Ecco qui il prototipo dei nostri amici, l'Asino. Ciao Asino, come stai? Stai a mangiare? Vieni che parliamo del somaro. Ammapolo del somaro. Ecco qua, insieme al presidente dell'Invictus e i somari. I somari dell'Invictus. Ecco, è bello. Guarda che panza che c'ha quell'altro però. Ha mangiato. Eccoci qui col nostro amico Asino. No, non volete, vuole che meno. Strano, sembra un tappeto. Eccoci qui con la bevanda energetica. Le papere. E ci abbiamo pure il presidente dell'Invictus. Un parere, che ne pensi del ristorante qua? Ma pare buono, io poi mi secondo pure mangiare, ma quando fa mortadella con me. Davvero? Sì. Qui, acqua non potabile, ma come hanno fatto a scoprirlo? Hanno provato a tagliarla, cioè si sono messi lì a potarla per scoprire che non era potabile forse. Oh cavallo! Senti, ma perché mangi la roba per terra? Perché sta roba è gratis. Ho capito, ma ti posso offrire una cosa io al ristorante? No, ma di che qua si mangia bene, guarda, tutta erba. So dici te. Alimentazione sana, rosticini di cavallo appena munto. Appena ammazzato. Sì, hanno quel cavallo lì hanno usato. Rosticini di pony appena un pezzo. Ecco, ma ammazziamo pure questi due cavalletti e si mangiamo. Eccoci qui sempre con i nostri amici cavalletti. Cavallo piccolo, dice un po'. Che sei a fa? Sto mangiando un po' d'erba. Ma com'è sti capelli? Che botta! Ma che mi è stata data mangiare? L'erba. Va più esercizio. Tiè, guarda che ciuffo, me l'ho fatto. Come ti chiami? Cavallo? Mi chiamo Franco, sono il cavallo della fattoria. Senti un po', se puoi rimediare qua qualcosa da mangiare in sierba? Non lo so, mo ci andiamo a formare ristorante. Ma che stai a dire? Vamo a piena una cosa da mangiare, come stanno a far mangiare l'erba per terra sti ragazzini? Magari una biretta, Una schizzata d'acqua a tutte ste mosche che mi state a mettere in faccia, Oh, ma che stai a fare, cicalo? Sto a sussurrare i cavalli, questo pure è basso. Stiamo con la nostra amica Mucca. Che dici, Mucca? Che mestiere fai tu qua, Ma che ne so, mi sono a fare un grosso. Mi so che qua mi si vanno a mangiare. No, ma le mucche non se le mangia nessuno. Ma che stai a dire? Qua è una sussurria. Un amico mio è sparita. Ma davvero? Oddio, sto serpente mi ammazza. Mannaggia sti boa costritto. Addio ancora! Sto dell'Invictus! Che deve entrare? Sì! Il biglietto oggi è 20 euro! Perché? Lo dico io, sono il capo qua! Le giostre sono tutte mie, il prato è tutto mio! Gli animali ammazzo quando mi pare! Ha capito? Ma come li mangio? Le ammazzo, non le ammazzo! Senza motivo. Senta, ma si può entrare nel fiume a giocare nel fontanile? Certo che sì. Aprire gli irrigatori? Come no? Gli faccio fa tutto, basta che paga. Senta, ma se posso visto gli scivoli con i piedi bagnati? Poi salisce pure gli scarponi da neve. Toccare gli animali? Pure menaglie. Ma i cani devono essere tenuti a guinzaglio? No, anzi, porta pure cani aggressivi che mordono. Che qua c'è divertito. Eccoci qui alle cascate. Abbiamo appena affrontato diversi animali per arrivare fino a qua. L'escursione. Qua è tutto troppo pulito, mancano proprio i copertoni, quelle cose classiche. Qualcuno qua ha buttato i materassi, divani, scaldabagni, roba che avanza in casa e buttiamo qua, guarda tanto spazio. Oh ragazzi, attenti che qua si scivola, L'acqua è fredda e mo scivoliamo pure. Qua l'essere il primo ragazzino lo spingiamo di sotto, vediamo un po' se
se sei diverso. La prossima volta mi voglio portare dei copertoni da buttare qua, magari colpiscono pure qualcuno. Come si divertono, un bel copertone dei camion con tutto il cerchio di metallo. Questo posto è merito del presidente, il nostro presidente Riccardo Lecca. L'ha inventato, non l'ha scoperto, l'ha inventato. L'ha inventato, cioè qui c'era un'autostrada, lui l'ha trasformata. Qua ci passava la Cassia Bis. È lo Steve Jobs delle palestre. Perché? Perché è un visionario. Che ha visto? Lui inventa quello che non c'è. Adesso ti fa spartanareste qua. Cioè, per questo stavo. Ma famo una spartaresse, tu sei mena pure però. Però la chiamiamo l'invicto. No, che invece di esserci gli ostacoli arrivi da incazzotto a una cosa, a uno. Ma solo gente con le palle può venire. Vabbè, dai, famo entrare pure cani e porci, pure 3 anni. Temerari al massimo, un'altezza da capogiro, un tronco che finisce nel nulla. Oh, ci riprendiamo mentre eseguiamo questo pericolosissimo movimento. Se sapevo che questo percorso era così accidentato, mettevo le scarpe da fuoristrada. Eccoci qua al burone della Marinella, non c'è venuto nessuno tranne un cane. Oh cane, aspettami. Pensavo di fare lo scoop, la vecchia che cadeva dalla cascata. Calcolo era andata con i sandaletti di gomma sui scogli della cascata, con 10 metri di caduta sotto. E se cascava mettevo sul live leak. Non si passa sotto, fai il giro. Fai il giro. Ma ce l'hai la tessera, serve la tessera. Ecco, io questi posti li chiuderebbe, bambini, animali liberi, il prato. Mamma mia, c'è sta un po' da sfatto. Senti, ma io ho seguito le indicazioni della nostra sindaco e ho portato la Mondezza in busta da Roma. È corretto. L'ho buttata qua, in provincia di Viterbo, mi sembra più corretto, no? Corretto. Eccoci qua a casa del presidente, una foto di quando era giovane. Eccoci qua nella Valle dei Cornuti, tutti dori e qualche mucca. Eccole qua. Mucche e tori tutti insieme con i nostri amici cavalli. Che dici? Lasciami mangiare. Che dici? Qui non ce puoi stare. Sono grosso, nessuno mi batte. Ecco qua la meraviglia della natura, il cavalletto che va dalla madre e si nutrisce e il padre che guarda. Ecco il cavalletto che cerca di muovere i primi passi. Questo è il padre, se ne frega. E la madre invece è stanca. Perché tutta... Oh, mucca! Basta mangiare, eh! Oh, vengo là! Oh, mucca piccola, vieni qua, ti voglio parlare. Non scappare! Ehi, che vai da quelli più grossi, eh? A cornuto, ciao! Siamo finiti sotto i ponti. Mucche, fate passare! Le mucche, queste non capiscono niente, vanno a fare come gli pare. Guardate, tutte dietro, davanti, queste fanno lo scopaggio, come dice sempre un esimio youtuber. Adesso le facciamo scappare. Ehi tu, aria, andiamo. Sarete grosse, ma io sono veloce e ve prendo, c'è pure il cavallo. Che scempio, che disgrazia, che fatica. Sta natura è proprio una disgrazia. Polvere, sassi, strade ripide. Ma quel bell'asfalto, ma quando me lo tireranno giù? Adesso inizia la salita. Dura e faticosa. Per fortuna vedo ai bordi della strada il famoso mangime dei serpenti. Ci assaliranno sti serpenti. Ecco qui che camminando, abbiamo scoperto le piante della droga.